O usa l'ascia. Ma lui perché? Perché sì. Ciao a tutti ragazzi, come sempre un mega saluto da Eric e da tutto il suo team. Ancora una volta siamo al Danger Zone e quella che vi stiamo per far vedere è una partita, l'ultima della giornata, in cui veramente combatteremo fino all'ultimo. Specificatamente nel mio caso, che come vedremo nel video, finirò veramente le munizioni una dopo l'altra. Subito Joe, armato della sua Glock, si porta al centro del campo, mentre io mi sposto sulla sinistra, nella struttura a ferro di cavallo che mi piace molto, e da lì inizierò a fiancheggiare. Una volta in posizione, la prima cosa da fare è identificarmi in maniera tale da far capire ai miei compagni di squadra che la struttura è occupata da un amico e così che non ci devono sparare dentro. Will, intanto, sul lato centro-destro del campo sta iniziando a macinare vittime col suo fucile a pompa. E con l'arrivo di Joe, che si occupa del lato sinistro, io posso occuparmi di lavorare al centro. Un nostro compagno di squadra si butta subito nella zona centrale, il che, mentre combatto con la tenda, mi dà comunque la possibilità di cogliere allo scoperto i nemici e capire esattamente la loro posizione. Dai Mattia, non c'ho voglia, esci! Dopo aver eliminato un altro avversario, vedo Mattia che è rimasto bloccato nell'angolino e, non avendo tanto voglia di stare in appostamento, provo a usare la diplomazia e cercare di convincere a uscire e farsi eliminare, ma non sembra aver funzionato molto. Sì, uno. Questo era un colpo fantastico. Intanto Will, dalla sua posizione, gongola macinando avversari quando si espongono. Stanno passando di là. Intanto Joe purtroppo viene eliminato e io perdo chi mi guardava al lato sinistro. Fortunatamente questa struttura la conosco bene e conosco bene anche i punti da cui posso espormi e quelli da cui invece sono riparato. E così, fortunatamente, anche da solo riesco a mantenere bene la posizione. Ed ecco partire il primo caricatore. Will, nel mentre, continua a mantenere la posizione impedendo all'avversario di guadagnare spazio sulla destra e di avere tiri migliori su di me. Ed ecco un altro cambio di caricatore. Nel frattempo Joe, che è tornato in campo, inizia a muoversi sulla destra e da lì cercherà di spingere. Fortunatamente gli avversari nella casa al centro sono molto occupati con me e lui ha così la possibilità di andare bello avanti in profondità, cosa che, se riuscirà, mi permetterà di fiancheggiare molto bene. Come potete notare, nella costruzione centrale c'è veramente un grande assembramento di nemici. Io sono praticamente in faccia alla prima linea e ho il mio bel da fare per fargli tenere giù la testa. Infatti, ho consumato un altro caricatore. Sul lato destro, intanto, Joe e Will cercano di avanzare coprendosi a vicenda. Will fa molta soppressione, permettendo così a Joe di muoversi. Nel mentre io, al centro, sto terminando un ulteriore caricatore. Intanto Joe, nell'entrare nella casa,
elimina un altro avversario ma viene eliminato a sua volta, e così, terminate i suoi rientri, deve uscire dal game. Io intanto sono sempre nella calda posizione di fare soppressione pesantissima, e ora sull'altro lato resta solo Will. Vista la situazione decisamente calda, faccio soppressione e poi mi sposto sull'altro lato per controllare di non venire accerchiato e anche per cambiare linea di tiro. Bene. Colpito! E purtroppo anche Will viene eliminato, e ora io sono da solo in posizione molto avanzata. E come vedete è bastato che Will non ci fosse più che già un avversario aveva preso posto sulla destra. Col nemico era in grado di spingere, io decido così di ripiegare un pochino verso una posizione un po' più difendibile, mentre Will, tornato in campo, riprende posizione al centro. Mattia al centro. E dopo prima questa resistenza sembra che ora l'avversario sia riuscito a prendere il villaggio al centro e a farci arretrare. Ancora preso, ma ce n'è uno anche di là. E per questa prima parte è tutto. Mi raccomando, non dimenticate di mettere un bel like a questo video se vi è piaciuta la giocata, di iscrivervi al nostro canale per non perdervi anche la seconda parte che arriverà a breve, e di seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ragazzi, per ora dallo suo team e da Eric è tutto, ci vediamo alla prossima per la seconda parte di questo video.